Possiamo. Perfetto, è partita la registrazione, ottimo. Allora, buongiorno a tutti, io sono Daniela Leiguaglia, segretario della Piccola Industria. Questo è il nostro quinto webinar che facciamo per supportare le aziende nella gestione dell'emergenza sanitaria. Questo è un progetto che nasce come Piccola Industria dell'Unione Industriale di Torino insieme a Skillab e con il cofinanziamento della Camera di Commercio di Torino. È un'attività che cerchiamo di fare. Come dire, come megafono di quello che sono tutte le novità, indicazioni e istruzioni che sono state, che sono puntualmente riportate sul paginone, ormai chiamato confidenzialmente così, che trovate, nell'home page del sito dell'Unione Industriale di Torino. Quello è il punto di riferimento per tutti gli elementi, sia, normativi che interpretativi che tutti i colleghi esperti nelle varie tematiche continuano a fornire a tutte le aziende associate. Oggi andremo a parlare delle tematiche, degli aspetti della gestione del personale con il coordinatore dell'area sindacale dell'Unione Industriale Massimo Richetti e con il responsabile dell'ufficio previdenziale Alberto Grattagliano. Quindi sono due colleghi che hanno studiato gli ultimi decreti che oggi vi daranno alcuni elementi di novità, che appunto sono emersi con l'ultimo decreto 18 del 2020. Come sempre vi ricordo che le domande le potete scrivere nella chat e alla conclusione andremo poi a rispondere su tutti questi elementi che andrete a chiedere. Nella parte conclusiva il vice direttore Riccardo Rosi darà anche alcune indicazioni poi più specifiche sulla parte del decreto che è stato pubblicato ieri circa le procedure per mantenere aperte le aziende e relative quindi al discorso dei codici Ateco che ne sono conseguiti sulla lista dei necessari e non necessari. Questa è una tematica che andremo a vedere dopo, quindi anche su questo aspetto chiedo magari le domande di metterle poi dopo, altrimenti magari rischiamo di perdercene qualcuna. Se ne ce ne sarà, le trattiamo nella parte successiva. Attualmente iniziamo, come dire, a dare un attimo di inquadramento della tematica con Massimo Richetti che inizia ad affrontare la tematica e inizierà anche con gli aspetti relativi alle modalità di lavoro che ovviamente anche il decreto ha portato delle novità in tal senso, quindi ci andrà a dare delle indicazioni su questa tematica e successivamente su quello che invece sono gli ammortizzatori sociali e gli aspetti previdenziali con Alberto Grattagliano. Riccardo, vuoi aggiungere qualcosa? Voglio solo ricordare che abbiamo individuato un progetto che chiamavamo in modo antesignano non voluto hashtag le competenze che non ci sono, perché immaginavamo di dover sviluppare tutta la nostra operatività non in questa emergenza, ma in relazione alle varie novità che ci sono nel mondo comunicativo. E invece ci siamo trovati con questo strumento a doverlo adattare a questi tempi molto particolari, però è rientrato pienamente non solo nella mission della nostra piccola industria, che specialmente alle entità minori intende offrire soprattutto strumenti, supporto e considerazioni, ma anche con quella di Skillab, che oltre al mio mestiere di vice direttore ho l'onore di esserne amministratore delegato, che ha, come dire, unito un programma di sempre maggior digitalizzazione della formazione che, tra l'altro, a parte questi webinar che mettiamo a disposizione gratuitamente, proseguirà online per le attività, diciamo, più di merito con una linea digital learning che è stata e stiamo mettendo a punto proprio per queste nuove esigenze di scarsa o nulla mobilità. Quindi buon lavoro a tutti, io vi seguirò e poi faremo alcune considerazioni finali, visto che in questo periodo essere stato un vecchio conoscitore dei codici Ateco mi sta portando un bel carico, diciamo, di lavoro da dover svolgere. Buon lavoro e ci sentiamo dopo. Grazie Riccardo. Allora, lascio quindi la parola a Massimo Richetti che ci inizia ad introdurre il contesto e poi farà un po' di approfondimento circa appunto le modalità di lavoro. Grazie Massimo. Sì, buongiorno a tutti. Il problema di oggi è proprio
capire quali sono le aziende che possono lavorare, perché a causa del decreto di ieri sera, dopo aver passato appunto la domenica a cercare di indovinare qual era la bozza giusta, abbiamo visto l'elenco, qua ci sono tutta una serie di considerazioni da fare, poi lascio le valutazioni al dottor Rosi. Quello che è il nostro compito di oggi è proprio cercare di capire le aziende che rientrano in alcuni di questi commi, di queste lettere dell'articolo 1 del decreto di ieri sera, che possono continuare a lavorare, che cosa devono fare. Regola numero uno, quella consigliata da tutti, è lo smart working, cioè cercare di limitare il più possibile la presenza dei lavoratori negli uffici e nelle aziende, cercando di poter adottare sistemi di lavoro a distanza. È chiaro che questo per le attività produttive non è possibile, e quindi le attività produttive possono continuare a essere svolte con l'adozione di tutte le precauzioni e le restrizioni che fanno anche parte di quel protocollo che era stato firmato da governo e parti sociali l'altra settimana, dove ci sono tutta una serie di indicazioni che le aziende dovrebbero seguire. Quella non è una norma di legge, è un accordo ovviamente fra parti sociali, governo, dove le aziende si impegnano a proseguire il lavoro adottando tutte queste cautele. Cautele che vanno dalla sanificazione degli ambienti di lavoro alla fornitura di, diciamo, chiamiamoli dispositivi di protezione individuale, anche se gli esperti della sicurezza si arrabbieranno perché non sono forse classificati come DPI, per esempio le mascherine o i guanti o quelle cose che vengono fornite. E quindi tralascio qui tutto il dibattito sul problema delle mascherine, perché anche chi magari voleva fornire questi strumenti ai dipendenti poi faceva fatica a trovarle. Noi abbiamo anche... Scusa se ti interrompo, Massimo. Prego. Do solo questa informazione. Domani parleremo proprio di questo durante un webinar insieme ai colleghi Massimo, Roberto Rinaldi, Andrea Pinna e Paola Pappalepore, quindi tratteremo anche queste tematiche al di là di questo, come dire, più nel dettaglio, quindi domani alle 15 ci saremo con questa tematica. Scusami se ti ho interrotto. No, no, hai fatto bene, infatti questo è un tema che poi è diventato un tema nel tema, appunto di fare la difficoltà di reperire questi dispositivi per la necessità o meno, quindi la valutazione di quando utilizzarle. Spesso devo dire che anche gli esperti ci dicono che hanno un valore più che altro psicologico, più che effettivo, di protezione. Comunque, laddove si può fare, noi abbiamo sempre consigliato di farlo. La reazione da parte dei lavoratori del sindacato qui è un po' ondivaga, come già anticipato il dottor Rosi. Il problema è che il sindacato in molte categorie, soprattutto nella categoria metalmeccanica, ha assunto già da subito una linea molto dura, cioè ha detto che o le aziende in questi giorni si adeguano immediatamente a quelle che sono tutte le prescrizioni, o altrimenti il sindacato proclamerà immediatamente uno sciopero fino al 25 di marzo, quindi fino a mercoledì, che è un po' uno dei termini anche indicati qui dal nuovo decreto, dove si dice che le imprese le cui attività sono sospese per effetto del decreto possono completare le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione delle merci. Loro dicono: se voi non fate le cose in regola, noi vi blocchiamo immediatamente le aziende fino a mercoledì, e quindi non potete nemmeno fare questo. Quindi questo atteggiamento per fortuna non è universale, ma ho sentito i colleghi di altre province italiane e c'è una linea nazionale del sindacato che dà questo indirizzo. Quindi anche chi ha adottato tutte le precauzioni, ha fornito dispositivi possibili, rischia di finire un po' in questa sotto questa minaccia, no, che sta facendo il sindacato. L'altro problema che si trova ad affrontare chi sta lavorando è un'impennata dell'assenteismo. I lavoratori hanno paura e quindi non vengono a lavorare per timore del contagio. C'è un'impennata anche delle richieste di congedi parentali e di permessi legge 104, che poi, come vi illustra il dottor Grattagliano, sono stati incrementati, implementati dal decreto legge.
E quindi, diciamo, le problematiche per chi, dopo aver capito se rientra in una delle categorie di attività produttive o commerciali che può continuare a lavorare adottando queste, queste misure, comunque si trova ad affrontare dei problemi obiettivi, oggettivi, di presenza dei lavoratori e quindi di continuità dell'attività. Per chi invece non lavora e per cui invece ha avuto o una chiusura delle attività già da tempo, pensiamo non so, ai musei, alle attività congressuali o formative, in questi casi ha già fatto ricorso, diciamo dal 23 febbraio, una data che ricorre nel decreto legge, a tutti quelli che erano gli istituti contrattuali, normativi, quindi ricorso alle ferie maturate, ricorso ai permessi contrattuali, ricorso alla riduzione di orario, cioè tutta quella strumentazione che ha consentito all'inizio di sospendere i lavoratori senza far ricorso agli ammortizzatori sociali. Poi c'è stato ricorso a ammortizzatori sociali, c'è stato un mix di questi strumenti, le aziende hanno poi fatto ricorso sia agli uni e agli altri, come noi avevamo anche previsto nel protocollo, quindi con la possibilità di fare un match di questi strumenti. Anche qui atteggiamento del sindacato un po' controverso, in alcuni casi il sindacato diceva non azzardatevi a toccare le ferie e i permessi, ma fate subito ricorso alla cassa integrazione. D'altra parte però si diceva cercando di fare possibilmente ricorso agli istituti contrattuali per non far perdere troppa retribuzione, cioè quindi un atteggiamento un po' contraddittorio. Ma qui le aziende che diciamo hanno la RSU al loro interno a volte hanno fatto delle intese, hanno potuto governare questo sistema di chiusure. Il decreto legge che è uscito recentemente, la scorsa settimana, subito dopo il nostro webinar che avevamo fatto l'altra settimana, ha dato un po' più di ordine alla materia degli ammortizzatori sociali, lasciando ancora alcune zone d'ombra. Adesso è chiaro che le aziende che sono nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria potranno fare un ricorso alla cassa integrazione ordinaria per un periodo di 9 settimane, anche non continuative, in un arco di tempo che va fino ad agosto. Noi abbiamo ricevuto, vi do giusto i numeri che ho appena aggiornato, avviato 288 procedure fino alle 14.30 di oggi, per un totale di 24.600 lavoratori circa che saranno collocati probabilmente in cassa integrazione di questo tipo o cassa integrazione ordinaria o fondo di integrazione salariale per le aziende commerciali. Nel rapporto oggi ancora 90-10, il 90% di queste aziende sono casse integrate, le altre fanno ricorso al fondo di integrazione salariale. Sono numeri abbastanza importanti, purtroppo. Non sappiamo, tra l'altro, questo è un dubbio che ha salito le aziende dall'inizio, se questo fondo che è destinato l'articolo 19, la copertura di queste sospensioni, che pari a 1.347 milioni, sarà poi sufficiente per coprire tutte queste sospensioni, perché tra l'altro sono sospensioni che non hanno contributi addizionali a carico delle aziende e quindi lo Stato incasserà di meno rispetto probabilmente a quello che dovrà erogare. Anche le aziende che sono coperte da fondi particolari, quindi come non so, la somministrazione, gli artigiani, altre categorie merceologiche che hanno dei fondi bilaterali, potranno fare ricorso a questi strumenti sempre per 9 settimane, sempre con una serie di agevolazioni e di semplificazione nelle procedure. Per quanto riguarda le procedure, cosa stiamo facendo? Noi stiamo facendo la comunicazione alle organizzazioni sindacali, le quali possono chiedere un esame congiunto. Qui la norma ha fatto una confusione fantascientifica, perché ci imporrebbe la comunicazione preventiva
di una cassa integrazione che può decorrere dal 23 febbraio. Quindi questo modo in cui stanno uscendo queste norme, questi decreti, è abbastanza confuso, perché purtroppo si succedono dietro l'altro. In questo caso noi comunque abbiamo detto alle aziende che la comunicazione la possono tranquillamente fare facendo decorrere le sospensioni dal 23 di febbraio, perché poi, come mi spiega Grattagliano, in questo caso non abbiamo bisogno di allegare poi documentazioni, e la normativa è semplificata. Quindi rimane un problema esclusivamente sindacale nei grandi rapporti fra le aziende e le organizzazioni sindacali, e noi ovviamente, che cercheremo di semplificarci la vita, magari facendo semplicemente uno scambio di mail per dimostrare che l'esame congiunto richiesto dalla normativa è stato adempiuto, e cerchiamo quindi di non appesantire ulteriormente i processi di questo evento, che già di per sé è complicato. Le aziende che non sono coperte dal campo di applicazione di questa normativa avranno la possibilità di richiedere la cassa integrazione in deroga. C'è un altro articolo di questo decreto che ha stanziato una cifra molto più alta rispetto a quella della cassa integrazione ordinaria del FIS. Qui lo Stato distribuirà alle regioni una cifra di 3 miliardi e 293 milioni, che saranno ripartiti, come vi dicevo, alle regioni, le quali dovranno fare degli accordi territoriali per stabilire il campo di applicazione e le regole di presentazione di queste domande. La Regione Piemonte non ha ancora fatto l'accordo. Noi abbiamo già sollecitato la Regione più volte, perché abbiamo un numero molto elevato di aziende che sono quelle sotto i 5 dipendenti, che non hanno nessuna copertura di ammortizzatori sociali, o le aziende che non rientrano nei campi di applicazione degli altri ammortizzatori sociali di cui parlavo prima, o di quelle che a un certo punto magari non hanno più nessun tipo di ammortizzatore sociale perché li hanno esauriti. Su questo punto poi adesso non entriamo troppo nel dettaglio, ma vediamo come potrà essere affrontata la situazione. Come vi dicevo, in questo momento noi stiamo attendendo risposta dalla Regione, abbiamo fatto le nostre proposte e mi auguro che a breve le altre parti sociali, le altre parti datoriali e la Regione si riesca a trovare un accordo su questo punto, anche perché qui in maniera abbastanza discutibile viene richiesto un accordo per avere l'accesso alla cassa integrazione in deroga. Quindi rispetto alla cassa integrazione normale, dove basta una comunicazione, in questo caso è richiesto espressamente l'accordo sindacale. Poi come si farà l'accordo sindacale in questi tempi non lo so, si farà probabilmente anche qui una cosa in via telematica, come ci suggerisce il decreto, ma dovremmo poi metterci d'accordo con le parti sociali, con gli altri, per vedere che cosa fare. Situazione, cominciate comunque a sospendere le persone, perché altrimenti non sanno le aziende come affrontare la situazione, se non utilizzando magari ferie, permessi, qualche istituto, in attesa che arriviamo alla definizione. Anche se dal 23 di febbraio oggi è passato un mese, e quindi la situazione si sta aggravando sempre di più. Due parole anche sui lavoratori in somministrazione. Una delle domande che ci viene fatta spesso è come facciamo con i lavoratori in somministrazione. I lavoratori in somministrazione non sono dipendenti dell'azienda utilizzatrice, quindi non è l'azienda utilizzatrice che deve fare la comunicazione ai sindacati, ma deve essere l'azienda, l'agenzia per il lavoro, quindi l'azienda di somministrazione, che alla propria categoria di sindacati dovrà fare una comunicazione per sospendere questi lavoratori. Questi lavoratori sono coperti da un trattamento di integrazione salariale di un fondo specifico, un fondo di categoria che le agenzie per il lavoro hanno, e quindi l'azienda utilizzatrice potrà rilasciare a un
al proprio fornitore di somministrati una dichiarazione in cui magari dichiara che ha fatto ricorso alla cassa integrazione per motivazione Covid, così anche l'agenzia di somministrazione potrà a sua volta sospendere i lavoratori con questa causale utilizzando una loro, un loro accordo di categoria che hanno firmato già il 6 marzo scorso. Dunque, dal punto di vista sindacale, credo che gli argomenti siano questi. Siamo qui poi per qualunque tipo di domanda e speriamo anche di essere in grado di dare qualunque tipo di risposta. Quindi, per gli aspetti più tecnici, quindi come si fa l'istanza, come si presenta la domanda all'INPS, quali sono i costi, quali sono gli aspetti più amministrativi, io direi passare la parola al dottor Grattagliano, che invece lui sa tutte le risposte. Grazie Massimo, buonasera a tutti. Per quanto riguarda invece appunto gli aspetti previdenziali del decreto, cominciamo dalla parte relativa agli ammortizzatori sociali e ecco appunto Massimo annunciava che gli interventi sono su tre direttrici, la cassa integrazione guadagni ordinaria e l'assegno ordinario, quello garantito o dal fondo di integrazione salariale o dagli altri fondi bilaterali. La cassa integrazione in deroga e qui ha già parlato Massimo, e poi la possibilità di per le aziende che stanno già fruendo di un trattamento di integrazione salariale straordinaria, quindi una CIGS per crisi, per riorganizzazione o un contratto di solidarietà, di sospendere il trattamento straordinario di integrazione salariale e quindi far prevedere un periodo di cassa integrazione ordinaria o assegno ordinario per le 9 settimane massime previste dal decreto 18. La particolarità di questa cassa integrazione guadagno ordinario o dell'assegno ordinario è che non è neutrale sia sotto il profilo di tutti i limiti, quindi non viene conteggiata per il calcolo delle 52 settimane nel biennio mobile, che è uno dei limite temporale specifico della cassa integrazione ordinaria, né nel calcolo dei 24 mesi nel quinquennio, che è invece il limite massimo di qualsiasi ammortizzatore sociale, quindi cassa ordinaria o straordinaria. Questo trattamento è addirittura più favorevole rispetto alla normale cassa ordinaria per evento oggettivamente non evitabile, in quanto quest'ultimo, a differenza della cassa per Covid-19, è computabile nei 24 mesi del quinquennio. Ma anche sotto il profilo economico, la cassa per emergenza Covid-19 è più favorevole rispetto a una cassa integrazione ordinaria normale, come potrebbe essere per carenza ordine, in quanto non si paga il contributo addizionale. Gli importi sono gli stessi della cassa ordinaria, perciò l'80% della retribuzione è però nei limiti, nei massimali previsti per la cassa ordinaria. Quindi ovviamente per chi ha delle retribuzioni più elevate, naturalmente il sacrificio economico è più rilevante, motivo per cui in alcune realtà aziendali si fa ricorso effettivamente o alle ferie residue o ai permessi e agli istituti contrattuali come la banca ore o i permessi per riduzione d'orario, proprio per limitare il più possibile, laddove l'azienda se lo possa permettere, la perdita di retribuzione dei lavoratori. Sotto il profilo sindacale, quindi partiamo appunto dall'inizio, lo accennava Massimo, è necessario fare una procedura sindacale, che è quella che ha detto lui, ma l'INPS sottolinea che non è ancora nei recenti messaggi. Uno è quello di venerdì sera, l'abbiamo pubblicato venerdì notte, mentre
Il secondo, l'ulteriore messaggio è arrivato proprio adesso mentre parlava Massimo e l'ho visto e aggiunge più o meno poche cose rispetto a quelle che già sapevamo. In realtà quello che aspettiamo, che dovrebbe risolvere alcuni dubbi che sono ancora rimasti aperti, è la circolare, che attualmente la circolare dell'INPS è al momento all'attenzione del Ministero del Lavoro, quindi nel giro di poco tempo, quindi è già finita, nel giro di poco tempo dovrebbe essere deliberata e quindi pubblicata sul portale dell'INPS. Quindi dicevo, questa procedura sindacale comunque si svolga, non dovrebbe essere rilevante, non è rilevante ai fini dell'istanza, della presentazione dell'istanza all'INPS da parte dell'azienda, in quanto non è, visto che è espressamente escluso l'articolo 14 del decreto 148 del 2015, espressamente escluso, e quindi esclusa anche la necessità di allegare alla domanda, all'istanza di cassa integrazione, le comunicazioni sindacali e l'esperita procedura. Cosa che invece nella cassa normale è rilevante, perché è condizione per poter addirittura istruire la pratica per l'INPS. Come mi diceva Massimo, la cassa integrazione o l'assegno ordinario possono essere fruiti entro il limite massimo di 9 settimane, nell'arco del periodo che va dal 23 di febbraio, quindi anche retroattivamente, fino al mese di agosto, quindi al 31 di agosto del 2020. Come vi dicevamo l'altra volta, per chi ha sentito il primo webinar sul tema, è confermato in effetti che possono accedere all'assegno ordinario anche le aziende che pagano, che sono iscritte al FIS, ma soltanto con il contributo relativo all'assegno di solidarietà. Mi riferisco in particolare a quelle aziende che hanno un numero di dipendenti tra 5 e 15 dipendenti. Più di 5 dipendenti fino a 15 dipendenti, perché poi oltre 15 dipendenti le aziende pagano sia il contributo per l'assegno ordinario sia quello per l'assegno di solidarietà, mentre invece sopra i 5 dipendenti fino a 15 pagano solo il contributo di solidarietà. Non di meno, il decreto 18 apre anche a loro la possibilità di utilizzare l'assegno ordinario del fondo di integrazione salariale. Quelle che stanno da 1 a 5 dipendenti quindi dovranno richiedere la cassa integrazione in deroga, quindi con pagamento diretto da parte dell'INPS, quindi quella concessa dalla regione. Proprio sul pagamento diretto, sono la maggior parte buona parte delle domande che sono pervenute in questi giorni, perché forse magari qualche passaggio meno chiaro dei messaggi dell'INPS ha fatto credere che la cassa, oppure una confusione tra la cassa ordinaria per Covid e la cassa in deroga per Covid, ha fatto credere a molti che la cassa ordinaria anche per Covid, come l'assegno ordinario, fossero a pagamento diretto. No, l'unica differenza rispetto alla norma, quindi può essere assolutamente anticipato dal datore di lavoro il trattamento di cassa integrazione, ripeto, soltanto per la cassa ordinaria e per l'assegno ordinario, non per la cassa in deroga. Può essere anticipato, ma può essere anche richiesto il pagamento diretto. Il pagamento diretto normalmente nella cassa ordinaria è quasi impossibile da avere, perché si devono dimostrare delle condizioni tali dell'azienda che poi proverebbero troppo e si rischierebbe di far venire meno il requisito della transitorietà dell'evento. E quindi praticamente nulla la possibilità, o quasi, salvo casi proprio molto particolari, di avere il pagamento diretto nella cassa integrazione ordinaria. Invece in questo caso, tenuto conto delle difficoltà che stanno attraversando l'azienda, è possibile che semplicemente fleggando il pagamento diretto, quindi la scelta di pagamento diretto, che l'azienda può richiedere, quindi l'INPS concedere il pagamento diretto, quindi significa il pagamento direttamente dall'INPS ai lavoratori senza anticipazione da parte dell'azienda, quindi con successivo conguaglio, semplicemente richiedendolo. Quindi non è richiesto da parte dell'istituto la dimostrazione di tutti gli indici di liquidità che sono normalmente
previsti in generale nella cassa a pagamento diretto. Naturalmente questo comporta per i lavoratori possibilità di ricevere il pagamento sicuramente in un momento successivo rispetto a quello che sarebbe l'anticipo da parte del datore di lavoro, con l'anticipo lo avrebbero nella busta paga normale, e per il datore di lavoro la necessità di compilare i singoli SR41, che sono i moduli anche piuttosto corposi da compilare, relativi non solo all'IBAN del lavoratore, ma anche a tutta una serie di dati relativi agli adempimenti fiscali, in quanto l'INPS in questo caso sarebbe sostituto d'imposta nel pagamento diretto. Adempimenti che comunque restano, a quanto abbiamo avuto modo di vedere nel messaggio dell'INPS, per quanto riguarda la cassa integrazione in deroga. Quindi, cassa ordinaria, pagamento diretto, se l'azienda lo richiede, viene dato senza dimostrazioni particolari, ma comunque con la compilazione, almeno quanto abbiamo avuto modo di sapere, con la compilazione dei moduli, dei modelli SR41. Quindi per le aziende che hanno molti lavoratori è comunque un adempimento significativo. Altre caratteristiche di questa cassa ordinaria: viene confermato che non si tiene conto del limite dell'un terzo delle ore lavorabili. Questo significa che può essere data a 0 ore per tutto il periodo. Non vengono ritenuti rilevanti questi periodi di cassa Covid ai fini delle richieste successive che dovessero essere effettuate di cassa integrazione ordinaria o straordinaria, quindi restano assolutamente neutralizzati a tutti gli effetti. Per quanto riguarda l'assegno ordinario erogato dal FIS, inoltre non si applica il tetto contributivo che è normalmente previsto per i datori di lavoro, che corrisponde a 10 volte l'ammontare di quanto dovuto, di quanto è stato versato e comunque dovuto al fondo dal datore di lavoro, al netto di quanto già deliberato in favore dello stesso datore di lavoro. L'istanza, come vi dicevo, secondo il messaggio che è arrivato dell'INPS, viene presentata in una maniera semplificata. Intanto ci sono 4 mesi di tempo per effettuarla, quindi 4 mesi di tempo da oggi per tutti i periodi che sono cominciati dal 23 febbraio in poi, 4 mesi di tempo dall'inizio della sospensione delle sospensioni o della riduzione dell'orario per quelle cominciate da oggi in poi. Naturalmente appunto poi uscirà ancora con ulteriori particolari la circolare, ma già oggi viene detto che non è necessario allegare anzi non si deve allegare la relazione tecnica, e quindi al posto del file normalmente del file della relazione tecnica si deve allegare un allegato fittizio, quindi un documento vuoto. Non si deve quindi, appunto non essendoci la relazione tecnica, non è richiesto di fornire alcuna prova, né sarà richiesto di fornire alcuna prova in ordine né alla transitorietà dell'evento né alla non imputabilità dell'evento stesso all'imprenditore, e di conseguenza nemmeno a fare previsioni circa la ripresa lavorativa e quindi sulla temporaneità. Chi ha già fatto o è abituato a presentare delle istanze di cassa integrazione sa che queste spesso non è facilissimo dimostrare questi elementi, ma in questo caso invece viene totalmente semplificata la procedura. La cosa interessante è che le aziende possono chiedere l'integrazione salariale per Covid, emergenza Covid 2019 nazionale, anche se hanno già presentato una domanda o hanno già in corso un'autorizzazione con un'altra causale, qualunque essa sia. Il periodo concesso con causale emergenza Covid-19 nazionale quindi prevale sulla precedente autorizzazione, e quindi viene annullata d'ufficio il periodo coincidente alla nuova domanda
che è stato già coperto dalla precedente autorizzazione. Questo poi magari fateci sapere se avete problemi, perché qualche azienda non riesce a inviare, cioè sono la nuova domanda emergenza Covid-19 nazionale viene presa dal incarico se è cominciata dal 23 febbraio, se la precedente cassa integrazione è cominciata dopo il 23 febbraio. Invece sono stati riscontrati problemi per far sovrapporre una cassa Covid a una cassa integrazione che sia cominciata prima del 23 febbraio. Fateci sapere se avete dei problemi anche in questo senso, ma comunque saranno risolti. Abbiamo detto, sì, direi tutto sulla cassa integrazione ordinaria. Posso anticipare che l'INPS sta facendo alcuni ragionamenti sul tetto dell'assegno ordinario, non del FIS perché hanno già detto che non si applica, dei fondi di integrazione salariale, dei fondi bilaterali e fondi di settore, come per esempio quelli, non so, ho visto con i nostri colleghi il trasporto pubblico locale. Allora, sembra che anche per questo dovrebbe saltare il tetto, ma sarà poi, lo ha timidamente accennato nel messaggio di venerdì l'INPS, ma sarà poi il Ministero del Lavoro a dare la parola definitiva su questo elemento. Per quanto riguarda le aziende in cassa integrazione straordinaria che alla data del 23 febbraio hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, queste possono sospendere il programma di cassa integrazione e accedere alla CIGO. Anche questa è una sospensione automatica, poi può darsi che magari il Ministero del Lavoro esca con una richiesta di comunicare nella piattaforma CIX Online la circostanza della sospensione, vedremo. Comunque si parla oggi di sospensione, non più di interruzione, il che significa che la sospensione comporta la ripresa del programma del programma precedente una volta terminato il ricorso alla cassa integrazione ordinaria. Per queste aziende il periodo che è coperto dalla cassa integrazione ordinaria per Covid viene anche in questo caso neutralizzato a tutti i fini e quindi non inciderà sulla dotazione complessiva dell'azienda per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali. Per esempio, se un'azienda aveva in corso un ammortizzatore straordinario di un anno, per esempio una CIX per crisi di un anno, avrà questa sospensione di 9 settimane e queste 9 settimane saranno detratte dal consumo dell'anno autorizzato. Ancora sull'assegno ordinario, posso dire che l'INPS ha, con una videata presente nel portale IMSS, nel settore dove verrebbe normalmente richiesto il FIS, richiede di non procedere alle comunicazioni, all'inoltro delle domande di assegno ordinario per Covid-19, perché la procedura non è stata ancora implementata di quanto necessario, mentre invece è già possibile presentare l'istanza per la cassa integrazione ordinaria. Anche per quanto riguarda l'assegno ordinario, il pagamento, per quanto riguarda la modalità di pagamento, viene richiesto di fleggare l'anticipo oppure il pagamento diretto. Anche in questo caso non viene richiesta alcuna dimostrazione da parte dell'azienda. È verosimile che questo argomento sia uno degli oggetti dell'esame congiunto, perché naturalmente i sindacati, come già ci riferiva Massimo, insistono sull'anticipo e sulla estensione della cassa integrazione, dell'assegno ordinario, alla totalità dell'azienda, e laddove invece non sia tutta l'azienda in sospesa, che siano attuate opportune
alcuni meccanismi di rotazione che normalmente non sarebbero previsti nella cassa integrazione ordinaria. Per quanto riguarda la cassa integrazione in deroga, dunque abbiamo già visto la normativa, purtroppo prevede che anche per i lavoratori che accedono alla cassa in deroga sia necessario il requisito di essere dipendenti al 23 dell'azienda richiedente al 23 febbraio 2020. Ora, questo è un dato comune sia alla cassa ordinaria sia alla cassa in deroga, sia all'assegno ordinario. Quindi rispetto al solito non viene richiesto il requisito dei 90 giorni di anzianità. L'unica cosa è che il lavoratore deve essere stato assunto dopo il 23 febbraio 2020, quindi il problema si può porre per quelli che sono stati assunti successivamente a questa data, ma magari in ottemperanza degli obblighi contrattuali assunti precedentemente, e anche questo sarà sicuramente una questione di cui ci si dovrà prendere il carico eventualmente, se non prima, magari in sede di conversione in legge del decreto. Potrebbe succedere che un'azienda abbia acquisito un appalto e quindi nel caso del cambio appalto il decreto 148 prevede che i 90 giorni vengano considerati tenendo conto dell'anzianità del lavoratore sull'appalto, quindi non si va a vedere esattamente come per tutti gli altri casi l'anzianità di servizio nell'unità produttiva, ma sull'appalto anche quando c'è appunto questo cambio appalto. Si potrebbe porre la questione, anzi che ci è già stata posta, del cambio appalto che sia avvenuto successivamente al 23 febbraio e che quindi formalmente il lavoratore non è alle dipendenze del richiedente al momento del cambio, insomma, della richiesta al 23 febbraio, quindi non è dipendente prima del 23 febbraio, il che significa che potrebbe essere escluso. In realtà dovremmo interpretare in modo analogico il requisito dei 90 giorni, cioè lo stesso principio che si applica nel principio per quanto riguarda la cassa ordinaria, 90 giorni, perché paradossalmente con questo, se si applicassero i 90 giorni di anzianità, il lavoratore rientrerebbe nella cassa, mentre invece applicando il criterio più favorevole dell'essere in servizio il 23 febbraio non rientrerebbe, e quindi probabilmente questo sarà chiarito. Quindi, per riepilogare, i lavoratori assunti dopo il 23 febbraio, a parte questo cambio appalto che ho detto, sono esclusi da qualsiasi, al momento, allo stato, da qualsiasi strumento, quindi sicuramente dalla cassa ordinaria e dall'assegno ordinario, ed è nel messaggio dell'INPS è specificato che anche dalla cassa integrazione in deroga, poi si vedrà come fare appunto. La cassa integrazione in deroga è concessa per tutti i lavoratori che non possono accedere alla CIGO o alle prestazioni garantite dal FIS. Infatti il messaggio specifica soggetti esclusi: datori di lavoro domestico, datori di lavoro che possono accedere alla CIGO, quindi sono esclusi, o alle prestazioni garantite dal FIS e dai fondi di solidarietà. Il che significa che questo risolverebbe la questione di cui si è parlato in questi giorni, che tocca le aziende che sono del commercio che hanno più di 50 dipendenti. Sono aziende che hanno comunque un ammortizzatore sociale, la cassa straordinaria, e per come era scritta la legge poteva sembrare che questi non potessero accedere alla CIGO Covid in quanto avevano comunque la cassa straordinaria. Invece il messaggio sembra chiarire che possono accedere alla cassa in deroga tutti quelli che non sono iscritti alla cassa ordinaria o al fondo di integrazione salariale. Questi soggetti, come per esempio le aziende che hanno
la cassa, solo la cassa straordinaria, quindi avranno la possibilità, secondo quello che riterranno, o di accedere alla cassa straordinaria, però con le regole ordinarie, oppure alla cassa integrazione in deroga. Per riguarda i requisiti della cassa in deroga, è necessario, secondo la legge, e viene riconosciuta previo accordo sindacale. L'accordo sindacale che però non è necessario per i datori di lavoro che hanno fino a 5 dipendenti. Questa è una differenza rispetto alla cassa ordinaria, perché nella cassa ordinaria, lo ripetiamo, non è richiesto l'accordo sindacale, è necessario, ma non ai fini dell'istanza, quindi per motivi sindacali, aver fatto un'informativa e eventualmente su richiesta aver svolto l'esame congiunto, il quale però deve ritenersi concluso se sono passati 3 giorni dall'informativa, che deve essere preventiva. Poi non si vede come possa essere preventiva un'informativa che ha ad oggetto dei periodi precedenti all'entrata in vigore del decreto, cioè fino al 23 febbraio, ma questo, come diceva Massimo, è il frutto di una scrittura un po' dell'ultimo momento. Come fare domanda per ottenere la cassa integrazione in deroga sarà poi definito dalle regioni. Per quanto riguarda la regione Piemonte, avremo l'applicativo Aminder, che chi l'ha già fatto conosce già. Ripeto, con il pagamento diretto, visto che sarà l'unica modalità di pagamento, il datore di lavoro dovrà inoltrare il modello SR41. Per quanto riguarda le aziende multilocalizzate, si sta valutando a livello nazionale di accentrare la procedura in maniera da non costringere le aziende che debbano fare ricorso alla cassa integrazione in deroga ad andare regione per regione dove si trovano gli stabilimenti o le unità produttive a richiedere, a svolgere più richieste, e quindi questo già potrebbe essere molto un'agevolazione molto interessante per le aziende multilocalizzate. Questo per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali. Magari vediamo le domande. Sì, visto, vedo che sono già arrivate molte domande. Okay. Alcune abbiamo forse già risposto, però sì, allora, in ordine. Gli interinali possono utilizzare... Parola Daniela. Ah, scusa. No, come volete, cioè io... Se volete, li posso agevolare così, appunto. Gli interinali possono utilizzare la CIGO COVID. Mi sembra che Massimo avesse già riscosso... Sì, adesso magari poi qualcuno non si era ancora collegato. Sì, i lavoratori in somministrazione possono utilizzare un ammortizzatore sociale che non è la CIGO, e un loro strumento che deriva dal loro fondo bilaterale, come dicevo, Assolavoro, che è l'associazione di categoria delle aziende per il lavoro di somministrazione, ha firmato già con i sindacati nazionali, prevede la possibilità di una procedura semplificata, e quindi i lavoratori in somministrazione saranno collocati in sospensione a carico del loro fondo, e quindi sarà necessario per l'utilizzatore dare semplicemente una dichiarazione all'agenzia di somministrazione che l'azienda utilizzatrice è chiusa con il ricorso alla cassa integrazione o al FIS o anche magari a un altro fondo bilaterale, e questi lavoratori saranno in sospesi e riceveranno un trattamento economico che viene anticipato dall'agenzia in somministrazione, che poi si rivale e viene poi rimborsato direttamente dal proprio fondo. Questo era stato fatto prima, quando c'erano le zone rosse, ma un comma qui riporta che le zone rosse, come di volte in volte individuate dalla normativa nazionale di emergenza, quindi in sostanza direi che oggi tutti i lavoratori in somministrazione possono essere coperti da questo tipo di tutela. Vedo un'altra domanda: anche le consegne a domicilio sono sospese? Dunque, le consegne a domicilio, purtroppo qui bisogna capire se questa azienda rientra fra quelle che da stamattina possono continuare a lavorare, a produrre beni o servizi. Quindi
Bisogna vedere se si rientra in queste normative previste dall'articolo 1 o dall'allegato 1 di questo decreto, e quindi a seconda del codice Ateco o della espressa prescrizione di questo articolo, se si può lavorare e quindi di conseguenza anche consegnare. Se non si è in questo elenco, il comma 4 di questo articolo, come ho già letto prima, se le attività sono sospese, comunque si può fare una spedizione delle merci in giacenza, ma entro il 25 di marzo. Se invece parliamo della ristorazione a domicilio, ma non credo sia questo caso, però per rassicurarvi, la delibera regionale, dell'ordinanza regionale, appunto 17, dice che resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igieniche sanitarie. Quindi questo giusto come completezza di cose per il domicilio. La CIGO COVID è retroattiva per chi ha i CDS, giusto? Leggo bene? Un sì, po' assolutamente. Sì, questo mi pare che Alberto abbia già spiegato, lo dice l'articolo 20 del decreto legge 17 marzo, dove si diceva appunto che anche le aziende che hanno in corso un trattamento di contratto di solidarietà, che è una particolarità della cassa integrazione straordinaria, possono fare ricorso alla CIGO COVID per un periodo di 9 settimane, che quindi fa un po' da periodo neutro per tutto il periodo già autorizzato o appena cominciato di cassa di contratto di solidarietà. La figura collettiva... Prima messi 104. Sì, adesso sì. Poi... Quella domanda è durante la chiusura collettiva per Covid-19 i permessi 104... Ma se è la chiusura collettiva direi di no, perché sui permessi poi come vedremo le regole sull'utilizzo dei permessi 104 sono aggiuntivi, sono le stesse degli altri, di quelli ordinari, e di conseguenza normalmente non è consentito durante l'assenza ad un titolo assentarsi per appunto ai sensi dell'articolo 33 del 104. Invece, puoi rispondere tra sparco, direi. E infatti, invece un problema, se vogliamo, un po' più complicato potrebbe essere quello dell'utilizzo dei congedi parentali straordinari, che di nuovo anche qui lo vedremo, perché normalmente il congedo parentale, sul congedo parentale prevale la cassa integrazione, ma questa è sempre stata una regola dettata dal fatto che la cassa integrazione nella stragrande maggioranza dei casi è più favorevole al congedo parentale, e quindi quando venivano anche richiesti dei congedi parentali, se poi sopravveniva la cassa integrazione, prevaleva la cassa integrazione sul congedo parentale. Questi però, come vedremo, sono congedi parentali straordinari che o prevedono un'indennità del 50% della retribuzione, quindi comincia a diventare, potrebbero esserci delle condizioni per cui è più conveniente della cassa integrazione in alcuni casi, che è vero che la cassa integrazione è l'80% dello stipendio, però è soggetta a dei massimali che sono piuttosto contenuti, quindi potrebbe diventare più favorevole il congedo al 50%. Oppure si tratta del congedo parentale straordinario, quello oltre diciamo i genitori che hanno figli oltre i 12 anni. Allora in quel caso decide il datore di lavoro, all'istituto non importa niente, non viene nemmeno fatta la domanda. E quindi vedremo più in là che cosa dirà l'INPS al riguardo, perché si sta ponendo effettivamente il problema. Io direi che diciamo sulla base dei principi generali, se la cassa integrazione è a 0 ore settimanali e investe il reparto, allora prevale senz'altro la cassa integrazione straordinaria. Se invece no, quindi c'è una riduzione d'orario, perciò il lavoratore che chiede il congedo non è a sospensione a 0 ore, quindi non è a casa tutta la settimana in CIG COVID, ma è in alcuni giorni in cassa, alcuni giorni in congedo, ebbene sicuramente potrà coprire i giorni lavorativi con il congedo.
Sono passate le domande. La prima volta è questa. Allora, questo ok. C'è poi una domanda molto articolata della Von Roll. Sì, la vedo, Daniela. Quindi siamo in 50 in azienda e quindi si continua a lavorare per in considerazione del codice Ateco. Sì. Di questi 50, 20 continuano a essere produttivi, bene. Okay. 6 sono a casa in quanto legati ad attività non indispensabili e possono fare smart working e quindi fanno smart working. No, non possono fare smart working. 6 sono a casa legati ad attività non indispensabili e non possono fare smart working. Quindi questi possono andare in cassa integrazione. Sì. Mentre invece 24 fanno... Quindi smart working, 24. Sì. Effettuando la domanda di CIG COVID, come mi devo comportare? Cioè la chiedo per tutti oppure in più fasi in base agli impattati? Questo è un po' il problema che hanno tutti. Allora, in tempi normali la si chiederebbe... in base alla necessità, magari per periodi brevi di 2 settimane, per cui per la visibilità che si ha. Chiaro che alcune aziende si stanno muovendo invece cautelativamente perché temono che finiscano le risorse. Questo diciamo che è un rischio che non sembra non sussistere, perché si dice che se dovessero finire le risorse sarebbero implementate, però posso capire che l'azienda, vedendo un importo e facendo 2 conti, diciamo che si faccia venire paura e quindi chieda 9 settimane di cassa integrazione a 0 ore per tutti. Allora, questa è una domanda che può essere compatibile, tanto poi una volta che questa un conto è la richiesta e quindi la concessione, sarà poi al momento del conguaglio che si andrà effettivamente a verificare chi ha effettivamente lavorato e chi no. Cioè può succedere che l'azienda chieda più cassa integrazione rispetto a quanto invece ne usi effettivamente, allora mi verrebbe da dire tanto meglio. Allora, in tempi normali l'INPS non gradisce mai queste domande, per cui chiedi 0 ore settimanali e poi fai 8 ore di riduzione d'orario soltanto, e quindi chiede spesso delle integrazioni documentali e richiede integrazioni istruttorie dove l'azienda deve spiegare il motivo per cui aveva chiesto molto di più e fatto invece molto di meno. Quindi l'azienda poi in quel caso deve sperticarsi per trovare delle giustificazioni. Però questo mi sembra che sia un momento così particolare per cui se l'azienda chiede di più, ha chiesto di più e nel più sta almeno. Se però è comunque possibile fare una domanda magari per le prime 2 settimane sulla base di andare avanti, eventualmente nelle domande successive implementare. Certamente sarebbe un problema chiedere un'autorizzazione di cassa integrazione per un periodo determinato e una certa riduzione d'orario e poi invece per un certo numero di lavoratori e poi scoprire di avere bisogno di maggiore ricorso alla cassa integrazione. Nel caso del Covid sarebbe comunque ammissibile un'integrativa, perché tempo per fare la domanda è 4 mesi dall'inizio delle sospensioni, quindi direi che siamo ampiamente nei termini. Voglio precisare solo una cosa, che se hai un lavoratore che lavora a casa, quindi in home office, quindi in smart working, se sta lavorando evidentemente non può essere coperto con cassa integrazione perché sta lavorando. Però il fatto di avere il home working non significa che lui non potrà, smettendo di lavorare, andare in cassa integrazione, perché è vero che tutto dove è possibile l'azienda fa lavorare a distanza i lavoratori, però non è detto che i lavoratori abbiano attività da fare. Quindi il fatto stesso di aver comunicato al Ministero del Lavoro sulla piattaforma Click Lavoro un certo numero di lavoratori, che al limite potrebbero essere anche tutti, per un periodo che potrebbe andare fino al massimo il 31 luglio in smart working, non questa comunicazione preclude la possibilità di ricorrere alla cassa integrazione. Naturalmente si può ricorrere alla cassa integrazione se effettivamente il lavoratore non ha lavorato. Però deve essere disposto prima, non dopo, nel senso che non si dispone lo smart working, puoi dire ma non è che abbia fatto tanto questa persona, allora lo metto in cassa integrazione. No, bisogna comunicare al lavoratore che da quel momento in poi non è più in smart working ma è a casa in cassa integrazione o in assegno ordinario. Questa è una
un adempimento molto importante da poter provare poi di averlo detto preventivamente, perché diversamente il lavoratore potrebbe avanzare delle pretese di una retribuzione piena a carico del datore di lavoro, non essendo stato comunicato preventivamente il suo inserimento in cassa integrazione. Cassa integrazione, i lavoratori sono a disposizione, quindi ancorché magari sia stato comunicato un periodo più lungo, di magari un certo periodo tipo una settimana di cassa integrazione o assegno ordinario, non per questo, se di nuovo con una preventiva comunicazione il lavoratore può essere richiamato in servizio presso l'azienda o direttamente da casa per svolgere determinate attività. Le attività svolte, di cui poi naturalmente il lavoratore avrà prova, impediranno per quella giornata di fare ricorso alla cassa integrazione. Ok. Ah no, scusa, ricordo solo che la cassa integrazione ha anche la contribuzione figurativa, quindi il lavoratore può perderci in denaro, ma sotto il profilo contributivo no. Ok. Domanda successiva. Come si procede se si procede alla sospensione di CDS facendo ricorso alla CIGO Covid-19? Una volta fruite le 9 settimane si può tornare alla solidarietà? Verosimilmente, poi ce lo diranno. Si tornerà alla solidarietà, però non ci sarà un effetto slittamento probabilmente. Si tornerà comunque alla solidarietà, perché sia la legge sia le circolari parlano di sospensione e non di interruzione. Ok. Qua di nuovo si ritorna sulla procedura per la consultazione sindacale per ottenere la CIGO. Magari se volete di nuovo... Sì, allora, per quanto riguarda... Prova a cambiare microfono, Massimo, perché forse... Forse adesso va. No, non va. Continua a fischiare. Questo non fischia. Grazie. Dunque, per quanto riguarda la procedura sindacale, mi collego anche a quello che diceva prima Alberto. Cioè, ci sono aziende che fanno una richiesta di 9 settimane a 0 ore per tutti i dipendenti continuative, cioè da oggi o dal 23 di febbraio richiedono le 9 settimane continuative. Sono soprattutto le aziende che sanno già che non potranno lavorare o che magari in questo momento non ricadono in quelli che sono gli elenchi delle aziende che possono continuare a produrre o a lavorare comunque. Ci sono altre aziende che invece la fanno in maniera diversa, cioè ci dicono: io chiedo un periodo di 9 settimane nell'arco di tempo da 23 di febbraio fino alla fine di agosto, che è il periodo consentito per le richieste di cassa integrazione Covid, senza dirci oggi quali saranno le settimane in cui o i giorni in cui andranno a sospendere, fare una specie di prenotazione, se possiamo dire, preventiva. Quindi diciamo entrambe le soluzioni sono possibili. Se un'azienda sa già che non lavorerà, ci chiederà le 9 settimane subito di fila. Se un'azienda non ha ancora chiare quali sono i suoi programmi produttivi, potrà di volta in volta poi, a seconda degli ordini che ha, del lavoro che fare le sospensioni. La seconda soluzione, qualcuno dice, è un po' più rischiosa, perché poi se finiscono le risorse si rischia quindi poi che i successivi periodi non possano essere coperti. Su questo abbiamo rassicurazioni che le risorse non finiscono, però possiamo certo dare la garanzia assoluta. Bisogna poi capire anche dal punto di vista procedurale, cioè se queste se viene fatta una sola istanza o se vengono fatte più istanze per quanto riguarda, diciamo, questo secondo aspetto. Ma questo dimostra la possibilità di poter dire al sindacato: tra qui e maggio o tra qui e agosto farò 9 settimane, dimostra come la procedura sindacale sia irrilevante ai fini dell'istanza, perché non sarebbe mai possibile in una normale procedura non essere assolutamente precisi sul periodo in cui l'azienda farà ricorso alla cassa integrazione. Per quanto riguarda le istanze, naturalmente l'azienda potrà presentare un'istanza di 9 settimane, addirittura sembra che siano state prese dal sistema istanze anche di più di 9 settimane, quando sono 9 ma partono da metà settimana, quindi abbiamo già visto che il sistema è elastico sotto questo aspetto, però
l'azienda farà la richiesta normalmente, quindi se ne chiede due e poi avrà tempo a richiedere eventuali altre ulteriori settimane per i periodi successivi. Un'altra cosa che abbiamo chiesto di chiarire, che dovrebbe essere scontata, perché per tutto quanto non indicato valgono le normali regole di cassa integrazione ordinaria, è che queste 9 settimane siano, e quindi abbiamo chiesto di chiarirlo, perché non è poi così, insomma, cioè potrebbero nascere sorprese, che si applica il criterio del fruito e non dell'autorizzato. Quindi, trattandosi di cassa integrazione ordinaria, a nostro parere, le 9 settimane devono essere intese come periodi anche frazionati, ma considerando un giorno di cassa come un giorno di fruito, e non come prima del 2009, che bastava un giorno di cassa per aver consumato un'intera settimana. E quindi questa è la differenza tra la cassa ordinaria e la cassa straordinaria. Quindi speriamo che l'INPS lo precisi, ma se non lo precisa dovrebbero valere le regole ordinarie, o l'INPS o il Ministero. Ok, grazie. Ecco, per la consultazione, qui si chiede come procedere la consultazione sindacale per ottenere la CIGO. Ma come dicevamo prima, qui questa è una condizione di carattere esclusivamente sindacale, quindi non è una condizione poi da allegare all'istanza di cassa, anche perché la formulazione, come dicevamo, è molto infelice. Qui bisogna fare un'informazione, una consultazione, un esame congiunto da fare entro 3 giorni successivi a quello della comunicazione. Mi fermo qui perché poi la parola preventiva non ha senso. Quindi, una volta che l'azienda o direttamente o tramite noi invia al sindacato la comunicazione in cui farà la cassa per il periodo dall'AL per 9 settimane per numero X di dipendenti, noi riteniamo che se poi il sindacato non ci chiede l'esame congiunto, questa vada comunque bene. Abbiamo sindacati che ci chiedono l'esame congiunto, noi abbiamo suggerito di fare uno scambio di mail, perché in questo momento non si possono fare riunioni, incontri, o perlomeno è sconsigliabile fare incontri di persona. Il sindacato questo non ce l'ha ancora chiesto, per fortuna. Alcuni ci chiedono di fare un accordo sindacale. L'accordo sindacale per la cassa integrazione ordinaria non è obbligatorio, sarà obbligatorio solo per la cassa in deroga. Quindi in questo caso l'azienda può anche rifiutarsi di sottoscrivere un accordo ancorché in via telematica. Quindi sarà sufficiente una comunicazione in cui l'azienda ha spiegato al sindacato quali sono le motivazioni e le ragioni per cui ricorre alla COVID. Okay. Direi che penso che sia chiaro, spero. La nostra attività produttiva è ferma, nessun dipendente in azienda, ma ho bisogno che il responsabile dello stabilimento, che è residente in un diverso comune, possa essere comunque autorizzato ad effettuare sopralluoghi saltuari, verificare gli impianti o anche solo vigilare. Ma allora, per quanto riguarda la vigilanza, ci sono il direttore di stabilimento che vigili, nel senso che se va a dare un'occhiata è un conto, ma se vigilare non ce lo vedrei. Piuttosto per sopralluoghi finalizzati alla sicurezza degli impianti, sì, perché nel decreto massimo dovrebbe esserci qualcosa che fa comunque salvaguarda. Sì, qui questo decreto, adesso la scorsa settimana saremmo stati, altro ieri anzi, saremmo stati più tranquilli. Oggi bisogna capire intanto se questa attività produttiva è ferma perché non rientra in quelle che sono le attività produttive consentite, o è ferma perché non ha lavoro e quindi è in cassa integrazione per un calo ordini, ancorché rientri in questo caso. Il discorso del comune, qui in effetti è stato introdotto, si dice che è fatto divieto il punto B del comma 1 dell'articolo 1, che è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi in un comune diverso rispetto a qui in quello attualmente si trovano, però dice, salvo per comprovate esigenze lavorative. Quindi c'è una salvaguardia delle esigenze lavorative per cui uno si può spostare da un comune all'altro, per cui credo che qui il discrimine sia questo, cioè se l'azienda è un'azienda che sta lavorando, che potrebbe lavorare perché è inserita in uno di questi commi, di questi articoli, di questi elenchi allegati eccetera,
allora il responsabile di stabilimento, come altri lavoratori, si potrà muovere portandosi in tasca l'autodichiarazione dove dichiara che lui si muove per questi motivi e che comunque resta ferma la possibilità poi per le forze dell'ordine di verificare la veridicità di questa dichiarazione. Altrimenti, se questo è un'azienda ferma che non può continuare a lavorare, vedo più difficoltà, perché poi il fatto di questa, come diceva, beh, non è un'attività di vigilanza, è un'attività diciamo legata, bisogna capire se è veramente legata alla sicurezza degli impianti, cioè se bisogna fare un sopralluogo, non soltanto un sopralluogo per vedere se tutto va bene, o bisogna intervenire in qualche maniera per capire se non ci sono rischi o pericoli, perché se l'azienda è ferma non ci sono, sì, bisogna, non ci dovrebbero essere pericoli. Un contemperamento tra l'esigenza della salvaguardia della salute pubblica con il motivo per cui il lavoratore effettivamente va, si reca presso lo stabilimento che è fermo. La domanda successiva è durante ci sono la... un paio di domande, se te le riassumo, perché parecchie chiedono appunto sul si può usare la CIGO COVID 2019 sempre, come dire, legato allo smaltimento delle ferie residue al 31 dicembre 19, o comunque di permessi o richiesta, come dire, se prima si possono integrare i permessi, devono, sono obbligati o quant'altro? Sì, per quanto riguarda, allora, innanzitutto qui c'è una domanda che dice: durante la CIGO COVID le ferie, permesse e il TFR maturano? Il TFR sì, perché durante la segregazione il TFR matura. Le ferie e i permessi secondo le regole contrattuali, quindi dipende se il contratto prevede o le prassi contrattuali prevedono che maturi per intero il ratio o non maturi per niente a seconda dei giorni lavorati, oppure se matura proporzionalmente. Quindi i giorni comunque di cassa integrazione possono influire sulla maturazione del ratio di ferie e dei permessi. Per quanto riguarda le ferie residue, c'è dibattito in dottrina sulla possibilità di imporre o no l'utilizzo delle ferie. Noi riteniamo, cioè il protocollo ha previsto che c'è una priorità di utilizzo degli ammortizzatori sociali con ricorso agli strumenti contrattuali, come diceva Massimo, quelli permessi, riduzione d'orario, che hanno lo scopo, tra l'altro, di salvaguardare la retribuzione del dipendente, e residualmente si può fare ricorso alle ferie. Però qui la domanda è: la COVID, cioè siamo legati al dover smaltire le ferie residue al 31 dicembre 19? No, nel senso che la cassa integrazione non è condizionata allo smaltimento delle ferie, quindi sarà una soluzione che sarà presa dall'azienda, eventualmente tenendo conto anche di quello che diranno i lavoratori, ma o della rappresentanza sindacale in azienda, anche secondo le linee del protocollo che abbiamo condiviso con il governo. Però una cosa è importante da dire, che l'INPS non ha neanche il dato delle ferie residue e non condiziona l'istruttoria della pratica, non lo ha mai fatto per la verità, ma non condiziona l'istruttoria della pratica allo smaltimento delle ferie. In passato effettivamente l'INPS richiedeva, tra i vari dati che erano richiesti relativi ai lavoratori, anche il monte ferie residue, ma era un dato che però non veniva preso comunque in considerazione, tant'è che adesso non è più considerato nelle richieste. Ok. Dobbiamo fare un attimo attenzione ai tempi, quindi andiamo un attimo un po' per sintesi, perché le domande sono tante, quindi ve ne faccio alcune un po' per sintesi, così da riuscire a rispondere un po' più a tutti. No, dico solo una cosa, non bisogna erodere anche quelle dell'anno in corso, quelle proprio in estrema ratio, nel caso in cui i lavoratori non vogliano assolutamente andare in cassa integrazione, oppure trattandosi di dirigenti che non hanno la cassa integrazione, sicuramente non la cassa ordinaria o l'assegno ordinario, e quindi quelli si fa un po' come si può, però non bisogna erodere nulla. Okay.
Sul discorso quindi di conguagli, che era già stato trattato l'altra volta, ho messo in ferie qualcuno, poi adesso succede che posso accedere a questa cassa integrazione, ci può essere un conguaglio in qualche modo di qualche tipo? No, se sono stati messi in ferie sono ferie. Ok. Quindi non possono essere coperte con cassa integrazione. Perfetto. Cioè, gli apprendisti sono esclusi dalla cassa integrazione? No. Ok. Sono presi. E durante se uno il periodo ha fatto una... può essere comandato personale al lavoro purché in coerenza con l'ultimo decreto. Ok. Una cassa integrazione in cui non c'era, cioè è fatta prima del 23 febbraio, senza indicazioni della Covid-19, può diventare, può essere trasformata in... Per la parte successiva al 23 febbraio sì, però appunto con le difficoltà che vi dicevo, ma comunque sì, è previsto proprio espressamente dal messaggio che si può trasformare in cassa Covid retroattivamente una cassa integrazione data per un'altra causale. Ok. La cassa integrazione può essere fruita a frazioni o riduzione di orario, cioè mezze giornate, cose del genere? Sì. Ok. Direbbe avuto fine esaurimento dei fondi. No, vale lo stesso per l'INPS? Per pagamento diretto non è necessario un accordo con la RSU. Ok. Scusate, certamente se però la cassa integrazione in deroga invece richiede l'accordo aziendale e ha sempre il pagamento diretto, quindi non è che non vale per la cassa in deroga. Ok. Poi sto facendo un attimo di sintesi. Gli apprendisti li abbiamo già risposto. C'è una questione, vale lo stesso per il FIS? Sì. I principi valgono lo stesso per il FIS? Dov'è? È un pochettino sotto perché alcune si ripetono due o tre volte. Per cui stavo chiedendo. Il FIS ha lo stesso di cosa? Ma la domanda qual è? Vale lo stesso per il... Sì, sì. Allora, orientativamente comunque nel messaggio sono elencati tutti gli elementi comuni, che sono quasi tutti, quindi sì, direi. Non so cosa valga lo stesso per il PIS, ma sono trattati... ma è da due persone diverse. La cassa integrazione ordinaria, così come quella in deroga, saranno erogate fino ad esaurimento fondi? Sì, se la domanda è tardiva si rischia di essere esclusi, ma si dice non saranno prese in considerazione ulteriori domande, però tenete anche conto che se tutti chiedono 9 settimane a 0 ore, chiaramente l'istituto andrà nel suo monitoraggio a prenotare risorse in gran quantità. Poi però quando si andranno a fare i conti, magari ci sarà un utilizzo molto minore della cassa e quindi potranno essere soddisfatte le altre risorse. In ogni caso, come diceva Massimo, ci hanno assicurato che non dovrebbero finire le risorse. Ok. Poi nuovamente chiedono due approfondimenti, chiedono un approfondimento circa le multilocalizzate e il pagamento diretto. Quindi le procedure per le multilocalizzate e per il pagamento diretto. Questa? No, Alberto, avevi pazienza. Scusa. Sto facendo una sintesi perché altrimenti non riusciamo a stare nei tempi. Quindi, scusami, chiedo scusa perché altrimenti non riusciamo altrimenti a dare una risposta. Poi è ovvio che, come sempre, voi e tutti gli altri colleghi sono disponibili per delle domande specifiche che tutte le nostre associate possono rivolgervi direttamente utilizzando i soliti canali, quindi chiamando, mandando le mail alle varie segreterie e i loro riferimenti e i loro segretari. Adesso giusto per, come dire, riuscire a dare alcune indicazioni tra le domande più richieste, quindi chiedono un approfondimento circa le procedure che devono seguire le aziende multilocalizzate, in primis, e nuovamente un piccolo approfondimento per poter ottenere il pagamento diretto. Allora, per quanto riguarda le multilocalizzate, si distingue, per la cassa integrazione si fanno domande, almeno se non cambia la procedura, ma finora no,
si fanno domande in via di principio nell'unità produttiva presso la sede IMSS, dell'unità dove insiste l'unità produttiva per la quale viene richiesta la cassa integrazione. Le unità operative invece sono, per le unità operative la domanda si fa nella sede dove sussiste l'accentramento, la sede legale o dove è iscritta l'azienda. Per quanto riguarda il FIS invece, nel caso delle multilocalizzate la domanda è effettuata nella sede di accentramento. Per la cassa in deroga, come vi dicevo, vale la regione presso la quale risiede l'azienda, l'unità produttiva per la quale è richiesta, ma si sta valutando una procedura accentrata per le multilocalizzate. Perfetto, grazie. Una domanda, l'ultima, che tratterei, perché poi ho visto che ci sono alcune che iniziano già a chiedere indicazioni circa i codici Ateco, e allora poi lascio la parola al dottore Rosi. L'ultima domanda è circa invece gli uffici risorse umane che hanno bisogno di chiudere presenze e pagamenti, come possono essere autorizzati nel caso non fosse lo smart working? Quindi qua andiamo un po' a cavallo delle due cose, quindi sia l'autorizzazione sul luogo oppure se l'attivazione di smart working o gestione del personale a distanza. Quindi un po' a cavallo sulle due mi sembra giusto come passaggio transitorio per poi la tematica del decreto firmato ieri. Poi non ho capito la domanda. Gli uffici di risorse umane che hanno bisogno di chiudere presenze e pagamenti, come possono essere autorizzate? Quindi si possono utilizzare ancora questi giorni fino al 25 o no, se non è attivabile lo smart working, oppure se devono comunque. Questo chiudono le paghe, se lo fanno loro, cercano di fare tutto entro il 25. Questa è una delle attività sicuramente autorizzate entro il 25, e se no vedremo come fare, perché per esempio i consulenti del lavoro la loro attività la possono svolgere anche se sono studi professionali, ma ci sono le scadenze, quindi se ci sono delle scadenze mi verrebbe da dire che se i lavoratori devono andare per fare i loro adempimenti a scadenza, è vero che per quanto riguarda gli enti molte scadenze sono rinviate, però il pagamento degli stipendi è sicuramente una scadenza da considerare, e quindi però questo è il mio parere, dovremmo farlo. Infatti, non ho capito, Massimo. Diciamo, una domanda che potremmo fare al prefetto, se ritiene che il pagamento degli stipendi sia un'attività essenziale. Ok, ragazzi, io ringrazio molto il dottor Grattagliano e il dottore Richetti per le indicazioni, e mi scuso con chi non siamo riusciti a rispondergli in maniera dettagliata, ma come dire, dobbiamo un attimo ancora ad approfondire il discorso nuovo del decreto che è messo, sì, che è stato pubblicato ieri, per cui lascio un attimo la parola al dottore Rosi, che inquadra meglio la tematica e le procedure che sono attualmente in attuazione. Allora, buonasera ancora a tutti. Abbiamo avuto tante domande e io adesso invece devo cercare di fare una spremuta di novità, che non ci sono, tant'è che i moduli che vi faremo pervenire entro stasera li ho finiti di validare mentre si svolgeva questo webinar, quindi questa è la grandezza del tempo reale dello smart working. Allora, innanzitutto parto da una domanda che ho già visto aleggiare e sulla quale do una risposta molto banale ma tanto più vera. Tutto quello che vi serve noi ve lo pubblichiamo sul sito, ve lo mandiamo attraverso i massivi, ve lo indichiamo attraverso le nostre newsletter. Quando cercate, ad esempio, i codici Ateco definitivi, fanno parte dell'allegato 1 del PCM che abbiamo mandato ieri sera, ho spedito personalmente la super mail intorno alle 8:30 di sera, poi data la mole è arrivata un po' più tardi a tutti i destinatari ed è pubblicata sul sito. Abbiamo una parte dedicata a coronavirus, consultandola trovate tutti i documenti ufficiali e verificati. Fake news non emettiamo e neanche anticipazioni quando non sono completamente confermate.
L'altra cosa che va, come dire, un po' sottolineata è che su questa tematica, cioè quella della cessazione delle attività non ritenute indispensabili, noi abbiamo dovuto fronteggiare, tanto per darci un pochino di sostegno, due provvedimenti, non un soltanto. Perché zitto zitto, ma mica tanto, il 21 di marzo è uscita l'ordinanza numero 34 della Regione Piemonte. In realtà l'ordinanza 34 della Regione Piemonte ha riguardato e riguarda soprattutto, diciamo, comportamenti di vita civile e non aziendale. Le zone di sovrapposizione sono pertanto minimali, anche se alcune potrebbero avere qualche, come dire, collegamento, tipo il suggerimento, che non è un obbligo, di misurare tutte le volte che si può la temperatura a chi deve entrare in un'azienda o a chi deve entrare, a maggior ragione, in un supermercato. Ma l'unica zona di sovrapposizione pare essere quella degli studi professionali, che nell'ordinanza della Regione Piemonte sembrava, tranne eccezioni, del tutto non possibile, e che invece nel DPCM 22 marzo ha subito, diciamo, l'andamento generale dei famosi codici Ateco. E qui veniamo brevemente, non voglio fare lezione, ma per spiegare, perché se non si capisce ciò di cui si parla si fa fatica. I codici Ateco sono un modo di classificazione di attività, in particolare attività produttive, ma non solo quelle, che hanno una filosofia progressiva, vale a dire partono da una lettera, normalmente, che compare quasi mai perché viene indicata come grande sezione, tipo agricoltura piuttosto che industria, hanno poi la prima specificazione in due cifre che sono a indicare la divisione, proseguono poi con ulteriori tre cifre che sono intese ad indicare il gruppo e poi a seguire la classe, la categoria e la sottoclasse. La regola base, che però, come dire, spazza un po' il campo di quella elencazione che voi potete ritrovare nell'allegato 1 del DPCM, è soprattutto la seguente. Secondo un vecchio proverbio, che lo più cape lo meno, la più importante delle suddivisioni, cioè la divisione, le prime due cifre, le prime ovviamente a sinistra della cifra, sono quelle che danno accoglimento a tutte quelle contenute. Per cui, se indicata la divisione, sono contenute tutte i gruppi, le classi, le sottoclassi, gli eventuali sottogruppi. Viceversa, se c'è la divisione e poi c'è un gruppo, poi c'è una classe o una sottoclasse o una categoria, cioè tutto quello che è maggiore specificazione, evidentemente esclude le parti generali che precedono. Quindi, se abbiamo settori che in realtà si chiamano divisioni a due cifre, tutto quello che c'è dentro è dentro. Se abbiamo invece gruppi, classi e categorie, vuol dire che sono limitate all'articolazione che ne deriva da questa somma di specificazioni. Seconda cosa, i codici Ateco non sono quasi mai unici, perché le aziende ne posseggono spesso più di uno, magari inconsapevolmente. Poi ci accorgiamo della loro importanza quando ci rivolgiamo alla pubblica amministrazione, in particolare attraverso le Camere di Commercio, oppure in casistiche di questo genere. Allora, anche qui deve valere un principio di buona fede, nel senso che se un'azienda ha più di un codice Ateco, uno dei quali rientra e l'altro non rientra, sicuramente, anche se risultasse secondario, è legittimata ad operare. È chiaro che è legittimata ad operare per le maestranze, per le attività che sono riferite al codice autorizzato, mentre non è autorizzata ad estendere ad altre attività questa sorta di autorizzazione. È chiaro che sono, diciamo, principi generali di buona fede e che poi vanno, come dire, esplicitati da un eventuale controllo. Ma io credo che se c'è una cosa che sta avendo, speriamo, effetto, è che tutti si faccia, come dire, si remi nella stessa direzione, cioè di non fare i furbi, di non approfittare e di fare le cose come vanno fatte. A questo aggiungo anche la prima delle novità,
della quale spero di riuscire a darvi notizia insieme ai colleghi con i quali stiamo preparando e con la direzione di cui faccio parte, che insieme con il dottor Ghezzi stiamo in contatto continuo con la prefettura, ma dovremmo anche rendere possibile una procedura breve per eventuali riclassificazioni del proprio Ateco, perché la Camera di Commercio si mette a disposizione e appena ci fa avere queste procedure noi la trasmetteremo in massivo insieme a quelle che abbiamo definito in questi minuti precedenti. Ogni tanto mi sono oscurato per non, come dire, dare fastidio alla trasmissione. Abbiamo previsto di mandarvi anche 3 facsimili. Abbiamo il facsimile con la segnalazione alla prefettura della lettera D dell'articolo 1, vale a dire il caso in cui, pur non essendo nell'ambito dei codici Ateco previsti come necessari, si faccia parte della catena di fornitura, quindi il discorso della filiera, della catena di fornitura di azienda che invece è ritenuta essenziale, o di pubblica amministrazione, perché evidentemente e a maggior ragione quella che la pubblica amministrazione, specie quella impegnata nella prima fila, cioè la sanità, la protezione civile, la difesa, le forze dell'ordine, devono essere ovviamente alimentate. In questo caso, come in tutti gli altri, però bisognerà indicare il proprio Ateco e l'Ateco delle proprie aziende clienti, se sono aziende clienti che rientrano nell'elenco. Seconda ipotesi, quando si tratti della fornitura a ciclo, cioè di essere in un'azienda a ciclo continuo. In questo caso è la lettera G dell'articolo 1 del DPCM 22 marzo 2020, con la quale noi esprimiamo al signor prefetto la nostra diversità dalle aziende magari di settori del settore a quale noi apparteniamo, perché operante a ciclo continuo, che metterebbe in pericolo la sua interruzione, l'interruzione stessa che deve essere realizzata al più tardi entro mercoledì, come avrete letto. Infine c'è una terza ipotesi, che è quella della lettera H, per le quali va fatta richiesta, o meglio segnalazione, al prefetto, e questa rispetto alle prime due, che sono immediatamente autorizzative, salvo poi venirvi a cercare, tra virgolette, o dirvi di fermarvi, quindi se le presentate sono abilitanti, però lo fate, come adesso vi spiegherò, a vostra totale e piena responsabilità. Per quest'ultima invece è un'autorizzazione, quindi bisogna aspettare la risposta. L'autorizzazione viene concessa in base alla lettera H alla filiera fondamentale, ma normalmente poco praticata da molti, che è quella dell'aerospazio e della difesa. Allora, in questo caso, se uno non fa parte degli Ateco, che già, ripeto, questo è il presupposto di queste richieste o di queste autorizzazione, se uno non fa parte dei codici Ateco e non ce li ha né nel principale né nel secondario, e ha invece nella propria, è fornitore di filiera, è lavorazione a ciclo continuo o è fornitore di aerospazio e difesa, deve presentare questa richiesta autorizzativa. Allora, che cosa dovrà contenere, a parte che vi sarà mandata proprio la bozza in Word compilabile in maniera più semplice? Di specificare sempre il vostro codice Ateco, di specificare il codice Ateco delle aziende clienti, se stiamo parlando appunto di filiera, di fare intestare e firmare dal vostro legale rappresentante, che deve allegare anche copia della propria carta d'identità. E unica notizia aggiuntiva che spero di confermarvi, pare che lo sportello unico di passaggio di queste richieste diventi l'Unione Industriale, per cui probabilmente vi indicheremo in queste bozze di mandarle direttamente via mail all'Unione Industriale, che le trasmetterà alla prefettura. Però su questa ultima indicazione, che spero sia di tranquillità per tutti, che vengano seguite come si deve queste vostre richieste,
non vi do ancora la conferma perché la sto attendendo a mia volta e nel giro di un paio d'ore spero di potervi fare pervenire, che noi vi possiamo fare pervenire la comunicazione via mail con i relativi allegati, la pubblicazione sulla parte dedicata del sito dell'Unione Industriale e ovviamente una ripresa di informazioni domani con le newsletter tradizionali. Grazie molto. E quindi fondamentalmente avete adesso un attimo il quadro un po' più chiaro di quello che è la normativa attuale con alcune procedure che sono in divenire, ma già fondamentalmente un'ossatura dietro di come riuscire a gestire questo momento. Come sempre io ringrazio nuovamente Alberto e Massimo per il loro intervento e gli elementi di risposta che hanno potuto fornire. Ringrazio Riccardo per i chiarimenti che ci sono stati circa l'ultima normativa. Come avete ben detto il vice direttore, vi rimandiamo sempre alla pagina che trovate sul sito, sulla home page del sito dell'Unione per tutte le indicazioni. C'è un aggiornamento costante, veramente un monitoraggio e un aggiornamento puntuale di tutto quello che è verificato e certo. Quindi non ci sono indicazioni non precise e quindi vi rimandiamo sempre a quella pagina per questa ragione. Qualunque siano le vostre necessità, tutti i colleghi, tutti i riferimenti che avete in Unione sono pronti a essere a vostra disposizione per queste tematiche sulla gestione del personale. C'è tutto l'ufficio sindacale nelle figure dei vari colleghi che vi possono essere di supporto nei vostri riferimenti. Qualora non sappiate a chi rivolgervi, piccola industria vi può fornire questo accompagnamento qualora ne abbiate bisogno. Quindi i riferimenti di piccola industria sono quelli con i quali vi sono arrivati i link per la giornata di oggi, quindi siamo a vostra disposizione. Qualunque siano le vostre necessità, scriveteci, contattateci e noi faremo il possibile per anche in questo momento continuare a esservi di supporto. Vi ringrazio e ci vediamo domani per quello che sono le indicazioni del protocollo sulla sicurezza. Quindi domani tratteremo insieme ai colleghi Roberto Rinaldi, Andrea Pinna e Paola Pappalepore le tematiche del protocollo, sia per, come dire, i riferimenti normativi, sia per le procedure da attuare per chi comunque è operativo e rimane operativo, e anche un po' la difficoltà sia di comprensione di quali sono i dispositivi utili per questo momento per chi deve produrre. Quindi tutte l'annosa questione delle mascherine, quindi che tipologie di mascherine deve utilizzare l'operatore che deve fare determinate mansioni piuttosto che altre. Quindi domani insieme con i colleghi alle 15 nuovamente ci saranno queste indicazioni. Rispondete, compilate, iscrivetevi sul sito, vi invieremo il link e nuovamente ci troviamo qua. Grazie mille e buona serata. Buona serata a tutti, buonasera e grazie. Grazie.